Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Le dimissioni di Roberto Mancini sono state un fulmine a ciel sereno per il calcio italiano. Forse più di qualcuno se le sarebbe aspettate dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2022, la seconda consecutiva per il Movimento Azzurro. Con una qualificazione agli europei da conquistare da settembre a novembre prossimo, nessuno si sarebbe aspettato questa mossa alla vigilia del Ferragosto. Ma Mancini è solo l'ultimo di una serie di CT che per un motivo o per l'altro non è riuscito a portare a termine il suo mandato alla guida dell'Italia. Ecco dunque l'analisi delle dimissioni di Mancini e della maledizione dei CT azzurri. Non è successo dopo la cocente eliminazione dai mondiali del 2022, sono arrivate invece alla vigilia di un pigro Ferragosto. Roberto Mancini ha detto addio alla nazionale, la FIGC l'ha confermato con un comunicato che tradisce stupore più che la sicurezza di una decisione concordata. La Federazione Italiana Gioco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude dunque una significativa pagina di storia degli azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le finali di Nations League 2023. In mezzo la vittoria Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Euro 2024, 10 e 12 settembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della nazionale. Il classico comunicato che ripercorre solo i successi e non le battute a vuoto di un'esperienza, come è normale che sia, ma soprattutto nell'ultimo anno Roberto Mancini sembrava aver perso ogni stimolo per guidare il gruppo, che doveva riscattare un'eliminazione concretizzatasi in maniera quasi inconsapevole dai rigori sbagliati da Jorginho nelle due partite contro la Svizzera, all'incapacità di segnare anche un solo gol all'Irlanda del Nord, fino all'atroce beffa del KO di Palermo contro la Macedonia del Nord, con il gol di Trajkovski che ha comunque sbarrato la strada non alla qualificazione, ma a quello che sarebbe stato un complicatissimo spareggio col Portogallo. Una disfatta passata quasi sotto silenzio quando alle precedenti catastrofi azzurre erano sempre seguite raffiche di dimissioni, dai vertici federali fino al CT. Lo stesso CT che aveva evitato di fare un passo indietro dopo l'eliminazione, come aveva invece fatto il suo predecessore. Certo, l'assenza ai mondiali era costata a Giampiero Ventura una gogna alla quale Mancini è scampato, il perché è molto facile da capire. Prima della cocente delusione concretizzatasi con il KO contro i Macedoni, Mancini aveva conquistato un europeo pazzesco, vincendo nella tana degli inglesi andando oltre ogni aspettativa con il gruppo azzurro. Tra la notte di Wembley e quella di Palermo sembrava passata un'era geologica e tristemente la scomparsa di Gianluca Vialli, dolorosissima per tutto il calcio italiano, ha segnato simbolicamente la fine di quello spirito scanzonato dell'europeo. Non per niente una delle motivazioni ufficiose per l'addio di Mancini sembra proprio essere la disgregazione del suo staff, dal divorzio con Alberico Evani fino alla ricollocazione di Attilio Lombardo e Giulio Nuciari. Abbiamo già raccontato sul canale la disfatta del 2018 e appare evidente come il duo Ventura-Tavecchio abbia pagato un prezzo più alto all'esclusione dai mondiali rispetto alla coppia Gravina-Mancini per maggiore scaltrezza dei secondi, oltre al già citato peso della vittoria negli europei. L'eliminazione nei playoff contro la Svezia fu sportivamente drammatica anche perché venne alla luce l'ormai definitivo scollamento del gruppo con l'allenatore, come dimostrato anche dal mancato ingresso di De Rossi che invocava Insigne con la necessità di segnare assolutamente un gol nel finale di partita. Ventura tentennò ma alla fine si dimise così come aveva fatto chi l'aveva preceduto anche se su presupposti completamente diversi. La nazionale di Antonio Conte aveva conquistato gli italiani a fronte di una crisi di talento evidente. La squadra che affrontò gli europei del 2016 sconfisse colossi come il Belgio e la Spagna per poi uscire solo ai calci di rigore contro la Germania. Conte però forse vide all'orizzonte i problemi che poi Ventura affrontò e il rischio di saltare un mondiale e fece un passo indietro.
A proposito di passi indietro, facciamone ancora uno anche noi, tornando al 24 giugno 2014. L'Italia è appena uscita dal mondiale brasiliano perdendo contro l'Uruguay. È la partita dell'iconico morso di Suarez a Chiellini. La delusione è grande perché la spedizione era partita con un'incoraggiante vittoria contro l'Inghilterra e gli azzurri venivano da un secondo posto agli europei del 2012. Il CT Prandelli non perse tempo dopo la sconfitta. Ho parlato con Abete dopo la partita. Giusto prendersi le responsabilità del progetto tecnico, ho deciso di rassegnare le dimissioni irrevocabili. Anche quel gruppo si ritrovò affogato tra liti e recriminazioni, con i veterani che mal sopportarono i capricci di Mario Balotelli e Antonio Cassano, che pure avevano fatto favilla all'europeo, in particolare nella semifinale contro la Germania. Un déjà vu del precedente mondiale, quello del 2010. Marcello Lippi, che aveva tentato un disperato bis dopo il trionfo del 2006, vide l'Italia giocare per risultati e qualità degli avversari il peggior mondiale della storia azzurra, esclusi ovviamente quelli a cui l'Italia non ha partecipato. È tutta colpa mia la frase asciutta che fece da preludio alle inevitabili dimissioni, paradossalmente lo stesso finale di 4 anni prima. Ma come, l'Italia non aveva alzato trionfalmente per la quarta volta la Coppa del Mondo al cielo di Berlino? Esatto, ma ottenuto il massimo obiettivo, Lippi aveva battuto in ritirata, sdegnato dal coinvolgimento del figlio Davide e anche di alcuni suoi figliocci dei tempi della Juventus e al tempo veterani della nazionale, nell'uragano Calciopoli. Una decisione che pesò molto sul mandato del successivo commissario tecnico Roberto Donadoni, che uscì ai quarti di finale degli europei del 2008 contro la Spagna, pronta ad aprire il ciclo più glorioso della sua storia, ma tanto bastò alla federazione per avvalersi di una clausola che permetteva di sciogliere il contratto, senza prolungare di 2 anni l'accordo che avrebbe portato il CT ai mondiali del 2010. In molti pensarono che Lippi avesse spinto molto per una decisione che poteva cambiare solo in caso di clamoroso exploit della squadra. Di fatto, l'ultimo commissario tecnico a terminare naturalmente nell'ultimo quarto di secolo il suo mandato con la nazionale fu Giovanni Trapattoni, che allenò l'Italia dal 2000 al 2004, resistendo anche all'eliminazione segnata dall'arbitro Byron Moreno nel mondiale nippo-coreano e poi pagando il biscotto tra Danimarca e Svezia agli europei portoghesi col contratto in scadenza a luglio. Trapattoni lasciò naturalmente il testimone a Lippi. Prima di lui erano state invece un terremoto le dimissioni di Dino Zoff, che era entrato direttamente in polemica con Silvio Berlusconi, all'epoca leader dell'opposizione in politica e in procinto di tornare presidente del Consiglio, e che dopo l'europeo, svanito all'ultimo secondo contro la Francia, mandò su tutte le furie Superdino per le parole sulla presunta mancata marcatura su Zinedine Zidane. Ma senta, ce l'ho qui, lo tiro fuori. Ma non si può lasciare la fonte di gioco come Zidane libero di essere l'iniziatore di tutte le azioni avversarie, senza mettergli negli ultimi minuti almeno uno che lo anticipasse. A destra, a sinistra, sono partite dal suo piede le azioni pericolose che poi hanno portato a fare il gol. Era una cosa che, guardando la partita, non si poteva non vedere. Un dilettante l'avrebbe visto e avrebbe... Io devo rispondere alle affermazioni del signor Berlusconi, solamente a lui, non a cosa rappresenta o cosa... sulla scena politica. Sono stato offeso come uomo e come lavoratore e questo mi brucia, dice Zoff. Mi rendo conto delle conseguenze, aggiunge, ma come uomo non posso prendere lezioni di dignità. Insomma, è difficile dire ora chi sarà il successore di Mancini. Dal ritorno di Conte a un outsider come Fabio Grosso, tutto sembra possibile. Di sicuro, portare a termine il mandato, qualunque sia la durata del futuro contratto, sarà sicuramente la sfida più ardua per il nuovo CT. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! We'll be right back.